fatto la triennale di economia, mercati e istituzioni, specialistica di economia, industria e istituzioni finanziarie. Io mi sono laureato in ingegneria edile e architettura nel 2011. Io mi sono laureato come laurea triennale in scienze ambientali a Trieste, mentre poi ho proseguito facendo scienze per l'ambiente e il territorio a Udine. Io mi sono laureata in chimica e tecnologie farmaceutiche in CTF a Bologna. Io mi sono laureata in fotofisica delle particelle come laurea specialistica. Io poi ho ulteriormente cambiato campo perché ho fatto poi comunicazione della scienza, un master. Entrambi hanno la terza media. E mio padre, adesso è pensionato, lavorava in una cooperativa che vendeva lavori dentro del petrolchimico di Gela, e mia madre è casalinga. A livello di istruzione della quinta elementare e della terza media dei miei genitori, mi sono sempre stati artigiani. Mio papà ha fatto l'operaio e mia madre invece era impiegata. Mia madre ha fatto le medie e mio padre ha fatto l'avviamento professionale. Mia madre ha fatto le scuole medie, ha finito con le scuole medie e adesso fa l'orlatrice. Mio padre ha fatto lo stesso le scuole medie, ha iniziato ma mai finito le scuole superiori e è muratore. Non sono laureati in tutte e due l'istituto superiore, una ha fatto l'insegnante elementare per diversi anni, adesso ha smesso, mia mamma, e mio padre ha fatto l'istituto tecnico e adesso ha la gestione di una ditta, una piccola impresa a Parma. I miei genitori mi hanno sempre sostenuto su tutte le scelte, anche perché i miei genitori non hanno fatto le superiori, cioè hanno la scuola media. Quindi non avevano neanche nulla da cui partire. Un appoggio morale, però non ho nessun tipo di influenza sulla scelta che ho fatto e perché ho studiato come ho studiato. In famiglia io sono stato il primo ad affrontare l'università, quindi era solo un desiderio mio, forse non espresso anche dai miei genitori, però non ho ricalcato le loro orme. Ecco. Ho semplicemente seguito quelli che erano i miei interessi e le cose che mi sarebbe piaciuto studiare. Durante tutta l'università, ma fin dagli anni delle scuole superiori, ho sempre lavorato d'estate e durante le settimane come cameriere. No, durante l'università no, ho studiato e basta. Allora, il primo anno ho preso la borsa di studio e sì, ho lavorato quasi tutti gli anni in università, in pizzeria, fatto le pizze soprattutto. Ho lavorato anche per mantenermi, ma senza l'aiuto dei miei genitori no. Cioè non era un lavoro sufficiente a mantenermi gli studi. Allora, oggi io sono libero professionista, ho aperto la partita IVA, sono iscritto all'albo degli ingegneri, alla categoria A, settore civile e ambientale, e mi occupo di ingegneria civile. Allora, oggi sono qui al CERN a fare la comunicazione di un progetto europeo che si chiama PicoSec. Quindi ho applicato la comunicazione alla vecchia laurea, diciamo, in fisica delle particelle e al tempo stesso sto facendo un dottorato in scienze e democrazia con l'Università di Bologna, diciamo. Io subito dopo ho laureato, ho avuto la fortuna di iniziare subito a lavorare a una società che ha sede a Bologna. Da lì poi, per sei questioni private, ho riuscito a prendere una borsa di studio di dottorato all'Università di Siviglia. E fino al dottorato feci un concorso per avere il posto da professore, prima il professore ricercatore e poi con il tempo, con un passo intermedio in un'altra università spagnola, sono ritornato con il posto di professore associato. Oggi sono ingegnere di ricerca alla Università delle Scienze, diciamo, Agricole e Ambientali svedese. È un'occasione che è capitata e quindi io l'ho colta al volo, ma non c'è stata nessuna assolutamente influenza familiare. Io sono farmacista e lavoro attualmente in una parafarmacia. Mediando e tenendo in considerazione sia l'aspetto professionale che quello privato, ci sono contento del percorso. Ad oggi non mi sento soddisfatto dei sacrifici, degli sforzi affrontati durante l'università. Anche se non è stato un percorso diritto, penso di essermi molto arricchita nel cercare faticosamente una strada.
sono soddisfatto di aver studiato in sostanza quello che mi piaceva. E quindi penso che quando una persona studi quello che le piace, alla fine riesca a trovare qualche sistemazione o una qualche via da seguire. Ma in realtà il fatto è che anche in una facoltà come chimica farmaceutica, l'unico tirocinio che ti fanno fare nel mondo del lavoro è comunque in farmacia. Quindi era l'unica strada lavorativa che conoscevo e per me è stata la più facile da intraprendere, anche se non era inizialmente quello che volevo fare. Poi dopo, quando l'ho iniziato, io mi sono innamorata di questo lavoro. La laurea è uno dei passi che uno deve intraprendere per avere quella mobilità sociale, ma poi ci vogliono altri impegni, sforzi. L'Italia non è il paese migliore per poter avere questa mobilità sociale e che premi il merito al di sopra di altri fattori. Sufficiente non lo so, necessario direi di sì. Non per tutti i lavori, non per tutti i contesti, però direi di sì. Si discute adesso se il dottorato sia necessario oppure no, addirittura, quindi. L'università non ti dà, perlomeno in Italia, un ponte tra quello che è il mondo dello studio e il mondo del lavoro. Nel mio ambito, quindi nell'ambito della libera professione, per esempio le pubbliche amministrazioni non richiedono tanto il merito quando si va a fare un lavoro, un progetto, ma richiedono l'esperienza. Quindi spesso si richiede esperienza in quest'ambito lavorativo, magari di diversi anni, cosa che per i giovani non c'è. Per quanto riguarda i concorsi, cose varie che magari ho affrontato, perché ho fatto anche quella strada, corso l'ho fatto e vince sempre chi risponde a tutte le domande, e quindi la risposta potrebbe essere sì, poi ci sarebbe da dire. Non sono neanche sicura che il merito sia il parametro più importante da valorizzare, forse a questo punto sarebbe importante anche creare delle buone reti di contesto che permettono a molta gente di avere una solida formazione, avere le idee più chiare e a quel punto cercare il merito. Sennò rischio di essere un po' una ricerca dell'eccellenza, delle punte di eccellenza a tutti i costi, non è sempre il meglio. Io, pur avendo una laurea specialistica, pur avendo fatto un dottorato dopo la laurea specialistica, non sono riuscito a trovare un'adeguata occupazione in Italia, mentre quando mi sono rivolto, diciamo, alle offerte di lavoro all'estero, ho subito trovato qualcosa di, come dire, un lavoro vero e proprio. Anche perché è, come dire, tutto perso per l'Italia, voglio dire. Io sono stato un investimento in formazione per l'Italia piuttosto rilevante, nel senso, dopo due lauree e un dottorato, l'Italia ha investito su di me anche, diciamo, risorse economiche notevoli, che dopo si spostano all'estero.